Racconti di carta, la mostra di cartapesta dedicata a Dante Alighieri a Putignano, è nel mezzo del suo cammin. Dopo l'ingresso nel cast di Antonella Carone, direttamente da Me contro te, abbiamo tracciato un bilancio con il presidente della Fondazione Carnevale, Maurizio Verdolino. Un bilancio ottimo, abbiamo visto tanti turisti e non soltanto stranieri, italiani, ma anche di prossimità che hanno raggiunto Putignano in maniera del tutto forse sorprendente, hanno passeggiato nel nostro centro storico. Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale, a cui abbiamo dato il nostro appoggio in termini proprio tecnici di progettazione, infatti il project manager era la vicepresidente della Fondazione Meriadone. E quindi è un progetto di cui siamo molto molto soddisfatti e che naturalmente ci fa pensare che Racconti di carta possa diventare una sorta di evento da riproporre regolarmente, immaginando appunto di dedicarci all'arte della cartapesta fuori dal carnevale. Per un'iniziativa che volge al termine, un'altra che sta per prender vita, la Fondazione ha raccolto l'invito del Teatro Pubblico Pugliese e parteciperà a Walk with Amal, il cammino figurato di una rifugiata partita dalla Turchia e che arriverà a dicembre a Londra. Farà tappa a Bari il 7 settembre, dove verrà accolta da una nonna di cartapesta realizzata proprio dai maestri putignanesi. Ho partecipato a un bando dove c'era in programma la realizzazione di questa nonnina in cartapesta che incontrerà questa bambina profuga che credo parta dalla Turchia e farà un percorso fino a Londra. Quindi la tappa che ci interessa è Bari il 7 settembre e niente, sono ancora in fase di lavorazione, siamo prossimi a terminare i lavori.